Benvenuti alla quinta puntata della serie di Small Space dedicata a Stellaris. Ci eravamo lasciati con un paio di imperi vicino a noi e le prime due colonie terminate. Stavamo iniziando a costruire un po' su questi pianeti. In questo momento la nostra flotta non è potentissima, ma stiamo ricercando alcune tecnologie per migliorarla e continuerò verso questa fase. Allora, possiamo dire tranquillamente che vogliamo aumentare la popolazione sulle nostre due colonie, anche perché vogliamo tentare di svilupparle il più velocemente possibile. Siamo abbastanza bassi di energia, quindi inizierò anche a puntare su quello, appena possibile. Perfetto, su Amanita Rules la nostra popolazione sta continuando ad andare avanti, sembra che le cose si avvino al meglio e possiamo togliere della pausa. Abbiamo la nostra Science Ship che sta esplorando questo settore vicino a noi, mentre la nostra Construction Ship sta mettendo in orbita per costruire delle stazioni sia di ricerca sia minerarie su questi due sistemi che abbiamo appena acquisito Construction grazie complete. all'aumento del Special nostro project range. complete. Ok, abbiamo fatto un progetto speciale. Abbiamo analizzato uno scheletro, era una delle ultime cose che era capitata nella volta scorsa. Direi che guadagniamo più 3 e sia di society sia di engineering, perché praticamente questo è uno scheletro che era utilizzata come nave a quanto pare. Questa Organic Starship è andata a schiantarsi sul pianeta e non possiamo ancora capire bene come funzionasse, ma per questo motivo stiamo iniziando ad avvicinarsi a delle nuove tecnologie. Oltretutto, il nostro scienziato guadagna 200 di esperienza, cosa che è ottima. Oltretutto, lui è già un gallo, se non sbaglio, esatto, è già di quinto System livello. survey complete. Allora, direi che è venuto il momento di fare un po' di service systems qua. Construction complete. Allora, come spazioporto potrebbe essere una buona cosa iniziare a aumentare. Tecnologie, stiamo tentando di imparare delle nuove armi, abbiamo anche delle armi di difesa da mettere sullo spazioporto, non indifferenti. Io sto tentando di farlo perché Construction complete. purtroppo le amebe mi stanno impedendo, ce ne sono due o tre flotte, mi stanno impedendo di continuare l'esplorazione, cosa che è abbastanza noiosa dal mio punto di vista. Construction complete. Perfetto, stiamo continuando con delle simpatiche costruzioni. Questo è già avviato. Construction Perfetto. complete. Su Amanita Rules. Quasi quasi andrei Research avanti complete. con la ricerca. Anche perché su Amanita ci sono ancora un po' di margini. Allora, nuova ricerca. System survey complete. Cosa potremmo fare? Current Development Speed più 50% con la Ship Build Cost meno 25%. Questo in questa fase potrebbe essere veramente interessante. Poi abbiamo delle risorse che si possono essere liberate. Sono il panel network che può essere carino per aumentare la nostra produzione di energia. Allora, no, andrei proprio di colonizzazione, visto che è la fase che stiamo gestendo. Andiamo a modificare un attimo le nostre navi, perché adesso abbiamo la possibilità di variare un po' come missili, come armi, possiamo aggiungere appunto i missili. Quindi modifico la corvette in modo che vada bene. Perfetto. Allora, a questo punto possiamo migliorare la nostra simpatica flotta. Allo stesso modo, allo spazioporto, voglio costruire ancora quanti posti? Abbiamo 10 posti, diamo ancora di 5 corvette. Ships upgraded. Research complete. Construction complete. Bisogna fermarsi un po' in questo momento perché di energia stiamo andando abbastanza bassi e con la costruzione della nuova parte della flotta probabilmente si abbasserà ulteriormente. Allora, cosa possiamo fare?
possiamo aumentare l'armatura a 2, oppure possiamo aggiungere questi mast drivers, che sono proiettili elettromagnetici, o aumentare plasma thruster, però l'abbiamo già aumentata la velocità delle navi. Andrei di mast drivers per aumentare la varietà di armi che possiamo utilizzare. Tornando allo ship designer, abbiamo terminato anche la possibilità di mettere delle armature. Visto che non consumano energie, io quasi quasi lo modificherei in questo modo. La nostra construction ship potrebbe andare a costruire un observation post. L'Observation Post, non so se vi ricordate, un paio di volte fa abbiamo trovato un pianeta che ha una civiltà che è a livello rinascimentale. Vediamo, perché possiamo anche vedere come sono sviluppati. Eccoli qui. Sono xenofobi, spiritualisti, quindi non sono esattamente vicino a noi, però possiamo tentare di modificarli pian piano, anche influenzando il loro sviluppo. A small short range transmitter has been located in service. This unit appears to be ancient survey marker placed by years ago to mark a large deposit of precious metals. Abbiamo più 4 su quel sistema di minerali. Perfetto. Construction complete. Ottimo. A small celestial object announced gases and particular tails was seen observed in Porcini system. Its passing was uneventful. Se fossimo stati spiritualisti, forse avremmo pensato che sarebbe, non so, stato un segno divino o qualcosa del genere, ma essendo noi materialisti, abbiamo detto, vabbè, è una cometa, che ce frega. Ok. System survey complete. Questo serve completato. Construction complete. Abbiamo completato anche quello. Abbiamo, eccolo qua, il nostro observation post. Aggressive observation. Oppure technological enlightenment. Allora, aggressive observation praticamente sono le alien abduction. Per fare la covert infiltration abbiamo bisogno di aspettare che arrivino all'industrial age. Quindi farei il technological enlightenment. Costa 5 di energia e 5 di society, ma secondo me ne vale la pena. Research complete. New research. Attenzione. Ok, ci sono varie cose da vedere. Allora, prima di tutto, tecnologia, partiamo da quello. Aumentare le farming potrebbe essere una buona, ma io voglio iniziare a vedere dove sono le risorse. Per esempio, questi Angos Vapor rendono più abitabili i pianeti, quindi è più facile andare su pianeti che non sono esattamente simili a quello iniziale e tenere la popolazione felice. Allora andrei su quello. Poi, allora, Vestas 2A is uninhabited and indeed uninhabitable. Quindi è un pianeta disabitato e non abitabile, ma c'è stata una civiltà prima di noi. È piena di cenotaph carved from some mineral not native to the planet. Quindi qualcuno è arrivato lì e ha iniziato a disegnare e costruire. Evidentemente sono stati costruiti da una mente che è incline all'arte e abbiamo due scelte. La prima è salvare nell'archivio, quindi prendiamo 329 di engineering. Oppure sono belli, quindi make digital reproduction of a monolith widely available in our empire. Io scelgo il secondo. Quindi abbiamo guadagnato 6 popolazioni con xenofile. Perché abbiamo avuto un moto di piacere nel vedere queste riproduzioni che non sono state costruite da noi. Questo può essere abbastanza interessante. Potrebbe essere bello mettere queste popolazioni su dei pianeti particolari, per esempio. Allora, guardiamo se possiamo fare qualcosa per i pianeti, così al veloce. Direi tutto sommato che a manica rules va bene così. Possiamo iniziare a togliere le sinkhole. Direi di andare a togliere immediatamente Research questa complete. e siamo a posto. Abbiamo una ricerca fatta. New research. Afterburners. Coil gun. Andiamo di coil gun. Voglio aumentare la capacità
che voglio upgradare le nostre simpaticissime navi. Construction ship ha terminato, siamo a zero come energia, quindi bisogna iniziare a costruire energia molto velocemente. E un'altra cosa che bisogna fare è assolutamente la society, perché visto che stiamo utilizzando 5 di society costantemente per innalzare il livello di quella popolazione, ne stiamo consumando parecchi rispetto a tutte le che abbiamo. Per quanto riguarda Sfinferli, direi che non possiamo fare più di tanto di così, quindi lo lascerei così al momento. Tanto la nostra navice, eccoli qua, abbiamo Space Ameba a destra e a sinistra costantemente. Allora, possiamo andare a vedere questo gruppo, oppure possiamo scendere di qui, oppure possiamo tentare di salire di qua. Questo gruppo è ancora abbastanza vicino, quindi tutto sommato andrei in quella direzione. Construction complete. Quindi sono 668, abbiamo 389 di potenza. Non a sufficienza. Ok, abbiamo incontrato i Theta Aliens, che non sono ancora però nella zona che la nostra nave scientifica sta esplorando, ma sono all'interno dei loro sensori. Quindi interessante. E potremmo magari spendere un tot. Direi che può andare bene. Abbiamo bisogno di spendere influenza comunque, perché ne abbiamo veramente tanta e fra poco non ne avremo più bisogno, nel senso che arriviamo al massimo a 1000 e quindi iniziamo a perderla. Di leader purtroppo non ce ne servono, però potrebbe essere interessante iniziare a reclutarne uno, per esempio questo che abbassa l'army upkeep. Anche se non abbiamo ancora un esercito, possiamo iniziare a spenderne un po' così. Di ammiragli per adesso ce ne serve uno, poi siamo 9 su 11, direi che non è esattamente il caso. Guardiamo se c'è qualche cosa che possiamo fare. Potremmo anche modificare la nostra specie, tra parentesi, quindi vedrete che roba che sarà. No, allora, policy and edictis. Stavo ragionando se aumentare il free thought e poi l'information quarantine, cioè praticamente combinate mi darebbero un più 5 di ethics divergence e più 5 di research speed. Ah, sono mutualmente esclusive. No, non si può fare. C'è qualcos'altro che posso fare? Expansion planner. Beh, questo ci fa vedere i pianeti abitabili, ma non ci dà molto. Beh, sì, possiamo iniziare a colonizzare. Direi che è quello che va fatto. Finché abbiamo tanta di questo. Allora, vedete che adesso abbiamo due popolazioni. Possiamo scegliere quelli xenofili o quelli no. Direi che è meglio aumentare quelli xenofili. Sono molto più simpatici. E metterò il Corvette Assembly Plan come secondo. Possiamo fare però un editto, per esempio, basato sul pianeta. Amarita Rules, cosa possiamo fare? Spirit of Science, Physic, Society and Engineering Output più 20%, molto simpatico, per 10 anni. Oppure, Propaganda Broadcast, Happiness più 10%, la happiness è già abbastanza alta. Oppure Ethics Diversity meno 10. Land of Opportunity serve per aumentare di brutto la popolazione. Io quasi quasi metterei Spirit of Science, però la tira dagli altri pianeti, quindi non è il massimo. Per adesso metterei Spirit of Science, che ci costa 150, e abbassiamo di un po' il cap. A questo punto direi che bisogna aprire più zone possibili su Sfinferli e gli metto l'End of Opportunity. Nostra construction ship. Special project complete. La metto a fare research station. Space dust. Il surprising results. It is a particular cloud blasting with power of charge of unknown origin. Ok, praticamente abbiamo trovato delle void clouds. Per adesso non ci abbiamo ancora tamperato.
non gli abbiamo ancora rotto le scatole, ma adesso lo faremo. Le Void Cloud sono un altro animale, diciamo, o comunque una forma di vita che non sia, che non formi società, almeno per quel che sappiamo. Proseguo la service system di questi, volendo magari riusciremo ad arrivare anche alle spalle delle amebe. Uno dei nostri nuovi governatori è arrivato di secondo livello, buono a sapersi. Stiamo calando come balance perché abbiamo finito la nostra colony ship. Io direi di andare proprio verso questo pianeta. Construction complete. Però, prima di farlo... Ah, vedete che hanno la Betanstone, quindi questo pianeta è molto bello e oltretutto è una risorsa speciale. Cosa che, se non sbaglio, non è, almeno per ora, perché non dobbiamo ancora scoprire, non ha nessuno degli altri due. Allora, sì, prendiamo la colony ship e colonizziamo. Dove mettiamo la nostra colony ship? Sì, direi decisamente qua. Non, vedete che non possiamo metterlo da nessuna parte dove ci siano quattro caselle. Potremmo metterlo qui forse, in effetti, però poi ci sarebbero due caselle senza, che non ha, senza nessun bonus. Questo sembra il migliore. Questo sarà, e lo chiamiamo, mazze di tamburo, perché ci piacciono le mazze. E sarà un pianeta che farà una marea di energia, perché la Betanstone, se non sbaglio, ti permette di creare delle centrali che siano molto più efficienti delle altre. Void Clouds are among the oldest entities of the universe. Fantastico. Quindi praticamente sono nate poco dopo il Big Bang, hanno una intelligenza animale apparentemente, ma non si sa bene come funzionino. Hanno dei sistemi elettromagnetici attorno a loro che le mantengono assieme. Non si sa bene come avvenga, ma praticamente hanno dei campi gravitazionali che hanno raccolto della polvere di stelle. Comunque sembrano che ricevano degli impulsi da una all'altra. Questo ci manda avanti sia come fisica, sia ci dà un modo per fare più male alla Void Cloud. Vedete come sta crescendo molto la popolazione di Sphinferly. E vedete che purtroppo, o per fortuna, una popolazione se ne sta andando. Research, va benissimo. Le popolazioni che se ne vanno, vanno verso, te lo dice anche, va verso Sphinferly. Spero che non stiano andando via da Amanite, visto che quello invece è ancora sottopopolato. Però direi di no, per ora va tutto benone. Ok. All battles being fought. Quindi qua abbiamo trovato un pianeta che abbia delle che ha delle battaglie. Abbiamo due possibilità. Possiamo tradurre i testi che abbiamo trovato di questi guerrieri, oppure possiamo guadagnare energy e minerals. Direi che il progetto è decisamente più interessante. Ci vorranno 200 giorni. La nostra construction ship è qui, ma non possiamo ancora dire che non è il caso di andare a fare altro per il momento. L'espansione dei nostri vicini è stata per ora contenuta. L'unico sistema che è in bilico è questo Nupran, che oltretutto ha un pianeta molto grande, di tipo savana, ma anche degli Space Ameba da 703 di vicino. Per ora è al di là del confine, comunque. Abbiamo trovato gli Iota Aliens.
direi che possiamo anche investigare gli Yota Aliens, perché metti che siano degli altri vicini è meglio saperlo subito, e probabilmente sì, perché questo è un altro veicolo di ricerca, quindi direi che ci servirà a breve. Research complete. Ricerca, fantastico. Special project complete. Allora, abbiamo tradotto. Translated documents, we found an old battlefield. Today we find the results. We now know that the fallen warriors all followed the teaching and philosopher called Telisa, the Teller of Tales. The document are breakdowns of tactics, strategy, and most importantly, logistics in interstellar warfare. Being a strong spokesman against war, Telisa still found this to be essential knowledge for steering into the future. Even the most peaceful of people might be forced into a corner in their war for a better world. Quindi è un pacifista che ha scritto delle tattiche di guerra nel caso siano necessarie. Quindi abbiamo accesso ai Master's Teachings, Warring States, Empire Edict. Vi dico subito cosa fa, visto che abbiamo parlato di editti prima. Master's Warring States costa 1 di influenza, Naval Capacity più 10, Army Equip meno 15. È molto buono se si è in guerra. Per ora non ci serve, ma in futuro potrebbe essere interessante. Scegliamo ora decisamente la Betan Power Plant, visto che abbiamo appunto appena colonizzato un pianeta che fa Betan. Anzi, lo stiamo ancora colonizzando, a dire il vero. Perfetto. Direi che ci possiamo salutare qui. Anzi, volevo prima finire proprio... Perfetto, abbiamo trovato qualcuno. Questi sono fanatici pacifisti e individualisti. Quindi tutto sommato non è così male. Allora, visto che non sono degli spiritualisti, li accolgo. The way forward lies in our hands, Windari. Quindi siamo i materialisti, noi sappiamo come far andare le cose. Basta che siate tranquilli. Comunque sono pacifisti, quindi non dovrebbero rompere più di tanto le scatole. E hanno 4 sistemi, ma sono molto lontani rispetto a noi in questo momento, almeno per le distanze che abbiamo in questo momento. Sono molto brutti, su questo c'è poco da dire. Sono superiori a noi, hanno sia come fleet power sia come naval capacity, sono superiori a noi. Come tecnologia invece sono abbastanza neutri, hanno molta più popolazione di noi. Noi credo che stiamo viaggiando, andiamo a vedere i nostri pianeti, stiamo viaggiando attorno a 26-27 e invece loro sono a 44. Quindi decisamente più avanzati, però sono pacifisti. Lì bisognerà andare a vedere fino a dove mi converrà avvicinarmi a loro, o se invece mi converrà espandermi a nord o a sud. In questo caso però, in questo momento, per fortuna riesco a tenere il controllo di entrambi. Le Leyland che vanno sia a sud che a nord, che sono fondamentali per il mezzo di trasporto che utilizziamo, almeno in questa fase. Direi di terminare qui, un ringraziamento a tutti e la prossima volta inizieremo a parlare di risorse, visto che abbiamo il Betan e così via, e inizieremo secondo me a decidere dove espanderci ulteriormente, magari con l'aiuto di tecnologie che ci permettano di andare su pianeti che non siano semplicemente aridi, ma colonizzarne altri. Una buona giornata a tutti, ciao ciao!